Si è concluso al Mugello il grande anno Ferrari. Passata la festa, i blocchi stradali, le invasioni di pista, restano parole, riflessioni e soprattutto una grande ambizione: vincere il titolo del prossimo anno. Un appuntamento dopo barba, antirughe e doccia shampoo gel della linea Intesa con Roma. La certezza di piacere. Doveva essere festa e festa è stata, rumorosa, soffocante, ingombrante per gli uomini che nel 1996 hanno fatto grande il cavallino. Schumacher è rimasto stupito, ha vissuto la domenica dell'eccesso di abbracci, di autografi. Si è proiettato nel futuro parlando dei giorni che verranno. Quello che posso dire sul mio futuro è che resterò alla Ferrari finché mi troverò bene e finché la Ferrari sarà soddisfatta di me. È una situazione che deve star bene a tutte e due, non solo ad una parte. La squadra deve essere convinta delle mie capacità e io devo credere in loro. Ora è proprio così e se in futuro continuerà in questo modo non ci saranno problemi. Al Mugello c'era una sostanziale differenza con una normale corsa di Formula 1. Il caos, gioioso dell'happening, ha impedito ogni movimento, ha travolto tutto e tutti, per la gioia di Eddie Irvine. I momenti migliori dell'anno per me sono stati la gara di Melbourne, ma anche quelli in Portogallo e in Giappone. Il peggiore invece è stato a Spa, perché è arrivata l'ultima rottura di una lunghissima serie. Ma finché non tocchi il fondo non puoi apprezzare i momenti positivi. In generale è stata una stagione difficile, ma credo che l'anno prossimo riuscirò a vincere delle gare. La pressione in Ferrari è ovviamente maggiore di quella che avevo in Jordan. E questo perché ti senti obbligato a fare un buon lavoro, non solo per te stesso, ma anche per la squadra e per tutti i tifosi. Tra ottimismo, ricordi felici e altri amari, qualcuno è andato controcorrente, facendo della razionalità la sua arma. Anche a Barcellona avevamo ancora un buon livello perché i cambi di gomme, i rifornimenti non andavano abbastanza bene. Poi abbiamo cercato di capire e di risolvere i problemi. Adesso l'abbiamo fatto, comunque ne dovremo lavorare ancora di più per l'anno prossimo. Poi direi che era la più bella soddisfazione. Di nuovo questo è difficile, se io dovessi dire qualcosa, direi che il più bello momento era quello di Spa. Si è presentato finalmente sereno, sapendo di non avere fallito, sapendo di avere visto giusto e che il rischio valeva la candela. Acclamato come un divo, popolare come una star, Luca di Montezemolo è l'unico che il Mugello ha parlato per davvero. Sul passato, il presente e soprattutto il futuro. Se avessimo preso Schumacher 2 anni fa o Nembo Kido, Superman non sarebbe servito. Sapevamo che ci serviva quel qualcosa in più per migliorare. Schumacher l'ha fatto in pista, l'ha fatto soprattutto fuori pista nei momenti difficili, stando vicino alla squadra, non lamentandosi mai, dando un grande supporto al lavoro di tutti. Noi abbiamo passato un momento molto delicato. E se devo dire la cosa che mi fa più piacere oggi della nostra squadra è vedere una squadra unita che ha superato senza delle polemiche un po' storiche in casa Ferrari un momento lungo e difficile e che si merita di aver chiuso la stagione in salita. Cambiano le stagioni e le esigenze della Formula 1 moderna. La Ferrari si sta adeguando tecnicamente. Dall'Inghilterra, per meglio dire dalla Benetton, sta calando su Maranello Ross Brawn, un pericolo in più per le coronarie di John Barna. E il tradizionale sponsor del cavallino aumenterà il proprio impegno, costringendo la Ferrari a modificare i colori. Uno scandalo per i puristi. Non mi sembra un problema così rilevante dal momento che sarà in ogni caso rossa. E che poi, se anche dovesse essere a pois gialli, neri e verdi, se vincesse credo che la gente sarebbe contenta lo stesso. Il supporto degli sponsor è decisivo. Se da parte degli sponsor ci sono delle richieste in linea con la nostra
col nostro accordo, ben vengano le richieste degli sponsor. Detto questo, il rosso sulla Ferrari potete star tranquillo che non scomparirà. Buona giornata. Allora, avete visto, grande festa Ferrari al Mugello, ma già in realtà si comincia a celebrare il 1997, il titolo a portata di mano con Michael Schumacher. Però la Ferrari si sente forte verso Benetton, McLaren e gli altri, ma resta sempre questo punto di domanda. Williams e adesso col nuovo arrivo Frentzen. Tante aspettative su questo pilota, adesso ha la macchina per dimostrare quanto veramente vale, ma nella storia della Formula 1 ci sono piloti che hanno avuto l'opportunità dopo tanti anni di attesa, alcuni l'hanno sfruttata con successo, altri no. E vorrei rivedere quattro esempi abbastanza significativi, perché Frentzen ha Villeneuve come riferimento, ma il mondiale in assoluto che tutti aspettano viste le sue capacità. Vediamo insieme le immagini. Pensate a Keke Rosberg, 1982, con la Williams vince il titolo di campione del mondo e si lancia verso una carriera che avrà altri risultati positivi. Quindi capitalizza la possibilità di una macchina competitiva con le sue capacità. E saltiamo da lui a un altro, sempre nell'82. Un Tambay che con la Ferrari, la 27, l'anno tragico, Villeneuve morto, Pironi qui ad Hockenheim ferito in prova, e Tambay vince questo Gran Premio e si lancia in una carriera che quasi lo porta al titolo di campione del mondo, battuto proprio da Rosberg. E poi le delusioni invece, quelle innanzitutto di Johansson, che qui con la Tyrrell, ma poi passa alla Ferrari, passa alla McLaren, ma di fatto non dimostra nulla, anzi viene un pochino penalizzato nel suo futuro di carriera, non è Michael Schumacher, è proprio Hanson. E passiamo alla grande delusione italiana, Ivan Capelli, dalla quasi vittoria al Gran Premio di Francia, dietro a Prost che quasi batteva, passa alla cocente delusione per tutti noi, anche per noi addetti ai lavori appunto, di un italiano che nel 1992 alla fine addirittura interrompe la sua carriera in Formula 1 e quindi crea quasi una penalità per tutti gli altri piloti italiani che avrebbero potuto entrare nel mondo Ferrari. Vediamo gli altri servizi di Grand Prix, ragionando con il punto di domanda. Sarà Frentzen così forte come tutti si aspettano? Chissà quanti di voi hanno sognato di correre in Formula 1, lottando magari ruota a ruota con il proprio idolo. Un'esperienza impossibile da realizzare. Un sogno, appunto. Ma allora, cosa diavolo potrà mai sognare chi in Formula 1 invece ci corre veramente? Mi ricordo così, più o meno con difficoltà, insomma, proprio il sogno vero e proprio, però che ero riuscito a colmare un desiderio bellissimo, cioè di vincere un Gran Premio, e però quando mi sono svegliato ho detto, non era vero. Niente di interessante, non ricordo di avere mai fatto sogni veramente belli, chissà perché. Un sogno ricorrente? No, non c'è. Ogni volta sogno qualcosa di diverso e comunque non mi sogno le corse. Ma non ho sogni ricorrenti, variano. Diventare campione del mondo di Formula 1? No, non sogno spesso, ma non ce n'è uno ricorrente. Cioè, quando ero bambino era una cosa strana, ero secondo in gara, cioè sognavo molto quello, ero secondo in gara. Quando c'erano delle, come si dice, quelle che rubano, no? Che facevano la guerra fuori pista, cioè io ero sempre, c'era la cioè mi hanno ferito, però io finivo la gara sempre così e potevo vincere la gara, quello sempre il sogno. No, non faccio sogni, sogno già tutto il giorno, non devo aspettare la notte per sognare. Risposte normali, tutto sommato, ma ci sono altri piloti che hanno un vero e proprio chiodo fisso. Quale? Provate a indovinare. Girls. Le donne. Il sesso, di solito, come tutti gli uomini. Il sesso? Sempre? Molti altri piloti avranno risposto le donne. E io dico la stessa cosa. Un sogno ricorrente? No, credo di sognare molto poco, almeno non ricordo, probabilmente sognerò, ma non ricordo i miei sogni alla mattina, anche se comunque sono abbastanza turbato, probabilmente ho pensato a qualche donna durante la notte. Dopo il Gran Premio del Giappone ha fatto perdere le sue tracce e solo in questi giorni è tornato a casa. Riposato e cambiato, almeno nell'aspetto esteriore, visto che ora Villeneuve sfoggia una nuova pettinatura,
Beh, si fa per dire. Era da un po' che volevo farlo, solo così, per divertirmi, e... però a metà stagione non era il momento giusto per farlo. Ho letto dappertutto che era una scommessa di qualcosa, no, è solo che lo volevo fare e l'ho fatto, non c'entrava niente con gli altri. Sui test del suo futuro compagno Heinz Harald Frentzen non si sbilancia. In compenso accetta volentieri di parlare di quello che probabilmente sarà il suo avversario principale nel 97, e cioè Michael Schumacher. No, penso che c'è un buon rispetto tra Michael e io. Quindi per quello che si può correre bene senza buttarsi fuori. Per quello che è importante in corsa è che ci sono bei duelli e che si può combattere sapendo che uno non va a fare una cappella. E ripensando alla stagione appena conclusa, Jacques svela un piccolo segreto che aiuta a capire perché alla fine è arrivato secondo e non primo. Ci è voluto molto tempo per avere il nostro assetto di base. Fino alla metà della stagione dovevamo sempre cominciare con le basi che la squadra conosceva, e ogni volta che andavamo nella nostra direzione c'era pressione per tornare al punto d'inizio, perché non era il modo che Damon guidava, che la macchina era usata prima. E poi da metà stagione in poi abbiamo avuto un po' più libertà da quel punto ed è andato molto meglio. L'anno prossimo dovrai vincere, ci sarà molta più pressione su di te, cambierà qualcosa per te? Ma più pressione sì, perché la gente ed io, la squadra, si aspetta più risultati ed è normale. Però non c'è niente di nuovo adesso, conosco le piste, conosco gli altri piloti, conosco quello che è la Formula 1, quindi posso spingere dalla prima gara per lavorare per il campionato. Incontro uno, veramente un bel tipo, mi porta a cena fuori, mi riaccompagna a casa e mi tiene 2 ore parlandomi di zona, fuori gioco e modulo all'italiano. E cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano. Amaro Lucano, voglio il meglio. Ci sono giorni in cui l'idea di alzarsi, mettersi in macchina, cercare parcheggio e poi andare in banca è l'ultimo dei tuoi sogni. Per venirti incontro, Cariplo ha creato Qui Cariplo, il servizio telefonico gratuito 24 ore su 24. Ti basta una chiamata e hai tutti i servizi Cariplo a tua disposizione. Oh, che dolce invenzione. Prendi la vita con Cariplo. Toglietemi tutto, ma non il mio Braille. Basta. Opel Vectra unisce arte e tecnologia per rendervi la vita più bella e più sicura. Motori multivalvole, benzina e diesel. Climatizzatore ecologico, full size airbag, ABS elettronico, servostezzo. Opel Vectra Climatic. Arte in movimento. Fatti un viaggio nel sapore. Fisherman's Friend. Gusto mozzafiato. Un nuovo membro nel nostro clan. Whisky Clan Campbell. Entra anche tu nel più nobile dei clan. Nuova Ibiza Slalom. Dopo barba, antirughe e doccia shampoo gel della linea Purrom. La certezza di piacere. Una presentazione. Villervetta, prenditi il tuo tempo. Dillo tu che parli il linguaggio asciutto dei giovani. Spiegalo tu che questa sera comincia, non dimenticate, lo spazzolino da denti alle 20:40 su Italia 1. Faglielo capire tu. A voi ragazzi basta un gesto, uno sguardo, una parola per trasmettere a tutti gli altri tutto quello che volete dire. Per cui diglielo tu. Hai 30 secondi di tempo per diglielo. Questa sera su Italia 1 comincia lo spazzolino da denti. I
questo segmento di Grand Prix affrontiamo l'argomento superturismo. Da una parte l'iticito con il ritiro di Alfa Romeo e Opel quasi chiude i battenti e dall'altro il valore, secondo me, del superturismo nazionale come la D2. Abbiamo un contributo qua che vale la pena seguire, perché là davanti c'è una GTA 1966 e 67. Ragazzi, ho vinto due titoli europei con la famosa e mitica GTA. Non è mio figlio Gordon con una gara di vetture storiche, no, sono proprio io con immagini di repertorio. L'ITC si era scollegato dal mercato e dal prodotto, in un certo senso, delle Formula 1 a ruote coperte. Il superturismo nazionale, la D2, come ai miei tempi, aveva un prodotto molto legato al mercato, ai clienti di un dato marchio, che sentono nelle macchine, per quanto elaborate, qualche cosa di molto vicino al prodotto che usano per andare in giro per strada. Questo deve essere lo spirito, la filosofia, la proiezione del superturismo, al di là poi del turismo gruppo N che contorna le gare di superturismo. Allora si viveva questa atmosfera, qui siamo nel mitico Nürburgring, 23 km di percorso, e logicamente questo rapporto mercato, prodotto, atmosfera, sinergia è quello determinante per il successo di una categoria come questa. Adesso seguite Grand Prix, ci sono ancora tanti altri servizi, due segmenti ancora. Io intanto vi do appuntamento per il prossimo weekend, domenica alle 13.15 al solito, per una nuova puntata di Grand Prix. Rischia di essere il primo e al tempo stesso l'unico vincitore del campionato internazionale turismo. Eppure Manuel Reuter non deve essere molto preoccupato dell'avvenire, a dire poco nebuloso, dell'ITC. D'altronde il pilota tedesco dell'Opel il suo dovere lo ha fatto fino in fondo, assicurandosi ad Interlagos i punti necessari per mettere al sicuro il risultato finale dagli attacchi dei suoi principali avversari, Alessandro Nannini con l'Alfa Romeo e Bernd Schneider con la Mercedes. Partito alla grande ad inizio stagione, il pilota della Calibra numero 7 ha infilato una lunga serie di battute a vuoto nella fase centrale della stagione, permettendo a Nannini e Schneider di rimontare a suon di vittorie, ma il successo di Hockenheim l'ha messo al riparo dall'ultimo assalto dei rivali. Con il titolo ITC, lo specialista tedesco completa la sua stagione d'oro, segnata, è vero, da qualche inconveniente di troppo, ma impreziosita dall'affermazione dello scorso mese di giugno nella 24 ore di Le Mans, vinta insieme a David Jones ed Alexander Wurz al volante della barchetta motorizzata Porsche, gestita dal team Joost e preparata dalla TVR dell'onnipresente Tom Walkinshaw. Ed a proposito di TVR, Reuter per l'ITC è un po' un campione alla Damon Hill, efficace, redditizio, ma nulla di più. A colpi di piazzamenti Manuel alla fine ha avuto la meglio sui piloti che hanno vinto quanto o molto più di lui, come nel caso di Nannini. A mancare all'ex pilota di Formula 1 e dall'Alfa in generale è stata l'affidabilità. Abbiamo avuto un po' di problemi a metà stagione, con dei dischi in frenata che sono scoppiati, le gomme però dipendevano un po' dagli ammortizzatori. E alcune cose un po' di sfortuna, e quindi si è perso dei punti buoni. Infatti sono solo risultati di vittoria. Grande protagonista con Alessandro Nannini, la 155 V6T si è rivelata vincente nell'arco dell'intera stagione dell'ITC. La Calibra V6 è stata invece regina in termini di affidabilità. Alla Mercedes, Opel ed Alfa cedono volentieri il titolo di grande delusione del 96. Per la stella di Stoccarda, oltre al danno, la beffa. Il simultaneo ritiro della concorrenza nega infatti alla Mercedes anche la possibilità di prendersi la rivincita l'anno venturo. L'ITC, almeno nella sua veste attuale, è già arrivato al capolinea, anche se la Federazione Internazionale sta cercando una via d'uscita più o meno dignitosa, responsabilizzando scuderie come Jazz Engineering, Person Motorsport e Team Rosberg, che già quest'anno avevano schierato Alfa 155, Mercedes Classe C ed Opel Calibra. Ma una cosa è la gestione in pista di vetture sviluppate sulla base di un modello di serie da parte di organizzazioni altamente professionali, veri e propri satelliti delle case. Ben altro affare sarà invece cercare di ottenere l'attenzione del grande pubblico senza la presenza diretta dei costruttori e quella di molti piloti di primo piano, in cerca di sistemazione nel gran turismo o nel turismo della seconda divisione. Il parco macchine comunque c'è e va utilizzato anche per questioni di convenienza economica, ma l'operazione presenta un lungo elenco di rischi, non ultimo quello di trasformare nel classico cimitero degli elefanti una specialità che non più tardi di un paio di stagioni fa sembrava destinata ad un futuro luminoso. Un meccanismo perverso che adesso rischia di bloccare la crescita del campionato GT, facendo passare noti da incubo ai titolari del gruppo privato BPR. Il nodo del problema, ieri e oggi, è sempre quello: il passaggio dalla gestione di un gruppo privato a quello della Federazione Internazionale.
che dopo aver smantellato una specialità cresciuta nell'arco di una decina di stagioni, è già passata alla politica del disimpegno. Dopo un anno passato a vivere in Formula 1, non avendo tempo di correre, finalmente è venuta la nostra giornata. Questa belva si chiama Audi A4, ha vinto i tre titoli più importanti nel turismo europeo, l'italiano, l'inglese e il tedesco, e per un giorno l'Audi Sport Italia me l'ha affidata. Contenti loro, contenti tutti. Vediamo com'è andata. Quasi 300 cavalli, 1040 kg di peso, perché la macchina è tornata priva di quella zavorra che l'ha penalizzata nella seconda parte della stagione italiana. Un cambio sequenziale a prova di inesperto e una classe, uno stile, che l'Audi è riuscita a mantenere anche nell'esemplare da corsa del suo cavallo di battaglia. Questi, i numeri di una macchina che proprio sul contenuto tecnologico ha sbaragliato la concorrenza europea. Guidarla è un'esperienza unica. Il cambio, con l'innesto della prima in avanti e tutte le altre marce fino alla sesta all'indietro, non si impunta mai, rende sicuro in staccata anche chi con le corse non ha dimestichezza. E mentre il motore spinge fino agli 8300 giri, senza buchi e in rapida progressione, l'aiuto delle quattro ruote motrici offre sensazioni straordinarie. L'Audi A4 di Capello è da guidare in modo pulito, come una monoposto. I trasferimenti di carico sono controllabili e se per caso si sta compiendo un errore, la macchina ti avverte. Rispetto alle altre trazioni integrali, siamo su un pianeta da invidiare, perché alla tenuta in uscita di curva si abbina un comportamento molto naturale, quasi istintivo in ingresso. Insomma, la 4 è a prova di errore. Certo, gli avversari della casa di Ingolstadt hanno fatto di tutto per mettere i bastoni tra le ruote a un laboratorio tecnologico così perfetto. Ma resta la sensazione che raggiungere questo livello sarà, anche in futuro, difficile per tutti. Campione tedesco, campione francese e campione del mondo. Del turismo della seconda divisione, Frank Biera negli ultimi anni è stato l'interprete più valido ed il titolo britannico conquistato quest'anno con l'Audi non fa altro che ribadire il concetto. Ad inizio stagione però il successo nel campionato turismo più impegnativo del mondo era tutt'altro che scontato. Tanto Biela quanto l'Audi erano al loro debutto oltre manica ed è risaputo che l'ambiente del BTCC, dai piloti alle squadre agli stessi organizzatori, è poco accondiscendente con chi arriva dall'estero. Basta pensare all'esempio più recente, quello dell'Alfa Romeo nel 94. Eppure due anni fa, come questa volta, l'impresa è riuscita. Biela e la A4 hanno sbaragliato il campo e l'Audi ha centrato anche i titoli riservati al costruttore e dalla scuderia che ha iscritto le berline tedesche, l'Audi Sport UK. Un exploit in piena regola, se si pensa che la seconda guida della squadra era il britannico John Bintcliffe, all'esordio nella specialità. L'esito positivo della campagna d'Inghilterra da parte della Casa degli Anelli si spiega con la superiorità della A4 nei confronti degli avversari, ma non solo. Da anni il campionato britannico rappresenta il top in termini di case iscritte e di qualità di partecipazione in quanto a piloti. Giusto quindi cercare anche nelle prestazioni dei rivali le ragioni del successo dell'Audi. Le grandi sconfitte del 96 sono Renault, Volvo e BMW. Le Laguna, gestite dalla Williams Engineering, avevano terminato in crescendo il 95 e senza l'intrusa Audi, difficilmente il titolo, sarebbe sfuggito allo svizzero Alain Menu, che invece, solo per una manciata di punti, è riuscito a difendere il secondo posto finale dagli attacchi di Richard Riedel, prima guida della Volvo. Nel bilancio della casa svedese e di quella francese, terza e quarta nella classifica costruttori, hanno inciso negativamente le prestazioni di Wee Hoy, nettamente inferiore al compagno di squadra Menu, e di Calvin Burt, che nell'incidente di inizio campionato ad Alton Park ha distrutto la seconda 850 preparata dalla TVR e compromesso la propria stagione. Ne ha approfittato la BMW, che ha sfruttato l'esperienza di Joachim Vinkelhock e Roberto Ravaglia per piazzarsi al secondo posto tra i costruttori. Alla borsa del BTCC 96 salgono anche le azioni della Honda. La crescita della Accord ha permesso a David Leslie di conquistare tre vittorie e di quarto posto nella classifica finale. In ribasso invece la Vauxhall, che portava al debutto la Vectra. John Cleland, campione uscente, non è mai riuscito a salire sul gradino più alto del podio, ma può permettersi di prenderla con filosofia. Un po' meno l'emergente James Thompson, primo in gara 1 a Snetterton, che infatti ha scelto di passare alla Honda. Bocciata, o quantomeno rimandata al 97, anche la Peugeot, alle prese con un doppio debutto.
quello della 406 e quello del costruttore stesso nel campionato britannico. Obiettivamente era difficile aspettarsi di più. Ha vinto dopo due stagioni trascorse a far da scudiero a Emanuele Pirro. Poi Emilio Radaelli e Roberta Gremignani dell'Audi Sport Italia gli hanno allentato le briglie. E Rinaldo Capello non ha deluso. È la storia di una grande promessa delle formule minori degli anni Ottanta. Adesso col passare degli anni forse ho capito che allora forse ero troppo convinto delle mie capacità, no? Per cui lasciavo perdere tutto quello che era il contorno e tutto quello che serve ad un pilota per diventare un professionista. Ho detto più volte che ho imparato di più in un inverno di test con l'Audi che non negli 8 anni di carriera precedente. Qui è veramente la possibilità di provare tantissime soluzioni, tantissime scelte, una vastissima scelta di gomma, per cui anche il lavoro del pilota, proprio del pilota collaudatore, diventa veramente importante per la messa a punto. Quest'anno in Italia poi ci sono state tante polemiche, un clima un po' arroventato. Quali le ragioni? Diciamo che molta gente forse aveva interesse, tra virgolette, affinché l'Audi non vincesse questo titolo, un po' per lo spettacolo, un po' anche per dar spazio agli avversari. Per cui si è creata una situazione, diciamo, politica un po' particolare, sicuramente non a nostro favore. Passati i primi giorni in cui mi sono goduto appieno la vittoria, adesso sto già pensando al futuro, anche perché vincere anche un rovescio della medaglia, il rovescio è quello che il prossimo anno dovremo cercare di difendere questo titolo. Proprio una bella prova, Andrea, ci sono delle volte che veramente mi entusiasmi come un vero campione. Meno poi male. Riesci a controllare l'auto in maniera magnifica. Beh, hai ragione, del resto, insomma, campioni si nasce, però andiamo sul nostro incontro di oggi perché bisogna saper fare delle scelte importanti. Lo sapevate, vero amici, che i grandi campioni dello sport, tanti, scelgono, e non a caso Intesa Purom, una linea di prodotti veramente straordinari che da tempo io stesso, e lo sapete, uso con soddisfazione. È molto importante infatti usare per la propria pelle prodotti sicuri. Alle spalle di Intesa Purom, infatti, c'è una grande azienda italiana che lavora da anni con grande esperienza, tanta tecnologia e con un obiettivo prestigioso, la qualità assoluta. Ma eccoli tutti i nostri protagonisti, i campioni della linea Intesa Purom. Due bagno doccia schiuma al pH neutro, straordinari per sentirsi sempre in forma. Il primo è rivitalizzante al ginseng, il secondo è tonificante all'aloe. 4 shampoo, uno per tutti i tipi di capelli, uno antiforfora, uno shampoo e balsamo insieme per una maggiore praticità. E poi c'è il mitico anticaduta. 2 schiume da barba dermoprotettive, potrete scegliere se usare quella con olio di avocado oppure con la vitamina E. 4 dopobarba, glacial lotion al pantenolo, tonic lotion alla mamelis e betulla. Balsamo al collagene marino, stupendo, e il famosissimo antiruga e liposomi. 2 docce shampoo in gel, prodotti da veri campioni, ve lo assicuro. Tonificanti per il corpo e delicati sui capelli. Voi potrete scegliere tra il tipo al ginseng oppure quello all'aloe. Ed ecco i deodoranti, 2 parfumé in spray, 1 deostick e 1 roll-on. E per finire, perché non un tocco di freschezza con Eau de Toilette Fresh? E ricordate, tutti i prodotti della linea Intesa sono dermatologicamente testati. Oggi però, amici, e voi siete i nostri amici, voglio svelarvi un segreto. Sapete perché dopo una gara faticosa tanti veri campioni e spesso sono sempre freschi, parlo dei campioni dello sport, freschi e senza stanchezza? Perché con il doccia shampoo gel al pH neutro, molto tonificante per il corpo, dolce e delicato sui capelli, ritrovano una specie di sferzata di energia. E poi deodorant parfumé. Attenzione amici, non esagerate, è un prodotto ottimo e ne basta una sola spruzzata, dopo la doccia naturalmente, per sentirvi a posto per tutta la giornata. Eccoli, freschi e pimpanti, proprio, come ho detto, come i veri campioni dello sport, pronti per i loro fans. Insomma, Intesa Purom è veramente una linea per grandi campioni, una linea che vi assicuro va davvero forte, proprio come Schumacher, e soprattutto vi regala la certezza di piacere. Ciao! Ciao!
nuovo Denim Cult. Per l'uomo che non deve chiedere mai. Gasparuccio, uno solo, dai. Uno solo però! E vai! Morbidelli Sperlari. La dolcezza tra un Natale e l'altro. Beh, avete finito tutti i morbidelli! Adesso che li portiamo? Un vaso di fiori! Guardati. Oggi puoi raderti più a fondo. E più dolcemente. Con Gillette Sensor XL. Una rasatura perfetta da Gillette. Slalom, Seat, fino in fondo. Le bella Quemo è fantastico! SDA, con il suo sistema, non perdete mai il controllo. Non per vantarmi, mo SDA l'ho scelta a me. Zitti, zitti, zitti. Senti là. Strettoia prima del ponte, vediamo un po'. Sì, ma ora lo voglio vedere al tornante del bosco. Occhio, qui c'è la curvella civetta, quinchio. Scusate, quanto manca l'ermo di Camaldoli? 40 minuti. Per te? Anche meno. Peugeot 306, da lire 20.900.000. Mi preparo la parte, me la studio tutta la notte. Mi metto giacca, cravatta, pantaloni di vigogna. Arrivo lì, bello come il sole, spacca il minuto. Non vado a sbagliare il giorno. Ma cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano. Amaro Lucano, voglio il meglio. X-Files, il film. Che cos'è? La prova che il governo sa dell'esistenza degli extraterrestri da almeno 50 anni. Avanti, tutti dentro! Voglio Mulder e voglio quei documenti. A volte cercare la verità può essere molto, molto pericoloso. Stia attenta, la ucciderà. Sarà qualcuno di cui si fida. Per la prima volta in televisione, la versione integrale del film di X-Files. Noi non c'entriamo. Stia a sentire. Smaschererò lei e il suo progetto. Siete al capolinea. Il file da non aprire. Martedì alle 20:30 su Italia 1. Cronaca di un trionfo annunciato. Il pilota più redditizio, la moto migliore, hanno sbaragliato il campo. Dopo il successo in America, dopo il secondo posto dello scorso anno, Troy Corser era il grande favorito per il titolo Superbike e ha portato brillantemente a termine la stagione. Il neozelandese Aaron Slight, sempre piazzato ma poco vincente, è caduto, unico stop della stagione, quando non bisognava assolutamente sbagliare. E ha salutato vittoria, titolo e avversari, incamminandosi mestamente verso i box. Così è cominciata la festa, e proprio in casa, per il Crocodile Dundee in versione motociclista. All'inizio della stagione ero consapevole della mia forza e già dalla prima gara ho capito che avrei potuto lottare tranquillamente per il titolo mondiale. Con una grande moto e con l'aiuto di una grande squadra, ce l'ho fatta. Pilota australiano, moto italiana, squadra austriaca con team manager Davide Tardozzi e tecnici guidati da Tino Villa, sempre italiani. Una multinazionale che ha funzionato alla perfezione, piegando persino il colosso Honda che aveva moltiplicato gli sforzi per togliere la supremazia alla Ducati. L'impegno di Aaron Slight non è bastato. Complimenti comunque al neozelandese che ha tenuto aperta la contesa fino all'ultima gara. I proclami della vigilia, in Superbike vincerò tutte le gare, sembravano avviati alla realizzazione dopo la doppietta di Misano. Ben presto però John Kosinski ha perso la Trebisonda oltre alle gare e per di più sono nate, come molti prevedevano, tutte le incomprensioni di questo mondo con la squadra diretta da Virginio Ferrari, per arrivare poi,
praticamente da separati in casa, alla rottura definitiva. È stata una grossa delusione, e la più grossa delusione in particolare è stata la sua ipocrisia e falsità. Me ne sono accorto purtroppo tardissimo, perché per 6 mesi e mezzo, esattamente fino a Monza, aveva una certa faccia. Dopo Monza abbiamo scoperto un'altra faccia del pianeta Kocinski, ed è stato deludente, è stato avvilente, è stato indicibile la sensazione. Mamma mia che fendenti! E lui, John, risponde come se nulla fosse accaduto, davvero incredibile. Ma no, io credo che le cose siano state ingigantite. Da parte mia, davvero, non c'è stato alcun problema. Virginio Ferrari si è già consolato riportando alla Ducati il figliol prodigo Carl Fogarty. Il 2 volte campione del mondo pregusta già trionfi a ripetizione. L'anno sabbatico in casa Honda, con un deludente 4º posto finale, è stato davvero pieno di sofferenze, morali e fisiche. Marco Lucchinelli nel Catino di Daytona. Siamo nell'87 e quella prima partecipazione alla famosa Battle of the Twins, regolarmente vinta, può essere considerata il battesimo delle supermoto Ducati di oggi sulla scena internazionale. Dall'88 il campionato mondiale Superbike e i successi sempre più schiaccianti, e da allora se n'è fatta di strada il più evoluto bicilindrico del mondo, con le sue 8 valvole, l'iniezione e il raffreddamento a liquido, è oggi un fenomeno di tecnologia e di imbattibilità. La ricetta vincente, studio, metodo e tradizione, con l'apporto dei laureati e di quei maghi di una volta per i quali un motore ha un'anima e una grande sensualità. Bilancio impressionante, 12 titoli mondiali tra marche e piloti, più di 100 vittorie con Pollen, Lucchinelli, Roche, Fogarty, Kocinski, Corser e Chili. La 916 poi è un vero mito, è in pista dal 94 e ha sbaragliato la concorrenza con Fogarty al primo anno, ancora Fogarty il secondo e oggi Troy Corser. Presto anche Honda e Suzuki proveranno a correre con motori bicilindrici a delle ispirati al Ducati, ma per il momento non c'è nulla da fare per i giapponesi. Le hanno provate tutte. Da quest'anno è sparito dai regolamenti anche il leggero vantaggio di peso che il bicilindrico poteva sfruttare contro le 4 cilindri. Ma la Ducati ha trionfato ugualmente, nonostante gli sforzi dei colossi concorrenti, Honda, Kawasaki e Yamaha. E proprio la Honda è la grande sconfitta, la Honda che per farcela aveva rubato alla Ducati il pilota più forte ed ora deve subire lo sgarbo. Fogarty alla Ducati ritorna. Mondo Superbike, un circo multicolore, uno spettacolo ad alta gradazione, magari meno raffinato rispetto al motomondiale, che negli ultimi anni si è un po' imborghesito. La Superbike, vicina al motociclismo reale, pelle, sudore, smanettata in libertà. I piloti della Superbike, con quella piccola dose di follia indispensabile per fare questo mestiere. Eccentrici forse fuori misura in alcuni casi, ma sempre genuini. Lo spettacolo in Superbike non manca mai. Gare sempre equilibrate, lotta sempre fino all'ultimo giro, duelli gomito a gomito. E grande divertimento per tutti, in pista e fuori. È il segreto del successo.
50 anni di vita per la Vespa, che è nata nel 46 per motorizzare l'Italia ed è diventata una leggenda, un mito. Pensate, hanno fatto 15 milioni di Vespa nel mondo nelle diverse versioni. Bene, oggi, in occasione del cinquantenario, arriva la nuova Vespa, che è molto più moderna nella concezione e nello styling, più civile con il motore a quattro tempi, più facile da usare con il cambio automatico ed è, come allora, non di plastica, ma di vera lamiera. Si chiama ET4, la nuova 125, che è già in vendita a 5 milioni e 990 mila lire. Ampia la scelta tra i colori, alcuni metallizzati, altri no. Poi ricca strumentazione e una serie di accessori che vanno dal bauletto fino al parabrezza. Ma c'è anche il 50? Aspetta un attimo, ripeti la domanda. C'è anche il 50? Sì, arriva primavera, ma per te vuoi cambiare la tua? È nuova? Beh, nuova. Nuovissima, ciao. Dimmi, ciao, ci fai vedere la sella? Sì, ma perché la tua cos'ha che non va? È un po' piccola. Piccola e non nuovissima. Ma la mia certo è un'altra cosa. Sembra un letto a due piazze. Cosa ne dici tu? Beh, quella lì sì che è una sella. For all that you are. La tecnica, scocca portante in lamiera, sospensioni monobraccio, ruote da 10 pollici, freno a disco davanti, poi 9 litri di capacità per il serbatoio, 12 cavalli, la potenza massima a 7750 giri, 95 orari, la velocità. E il motore dov'è? Sotto la sella, via il vassoio portacasco, e il motore è qui, al centro. Una volta, la Vespa era famosa per avere il motore disassato sulla destra. Adesso è qui, centratissimo, ancora più sicuro. Giudizio finale, ottimo, i maggiori pregi, il comfort, la sicurezza, la maneggevolezza e poi il motore che è silenzioso e molto brillante. Oh, bella questa Vespa, di che anno è? Del 59, l'ho fatta io sono restauratore delle Vespe. E sei giovane, fai tempo tra 40 anni a restaurare anche queste, no? Ma magari mio figlio, io spero di essere ai Caraibi. Forse non durerà ancora 50 anni, niente è così longevo oggi, ma la nuova Vespa è certamente capace di diventare il modello di punta per la piaggia. E voi, vi raccomando, il casco in testa ben allacciato, le luci accese anche di giorno e prudenza sempre. For all that you are, tutti in moto! È la prima moto con il cambio automatico. È il modello Eaglet di Gilera, custom elegante di 50 cm cubi. Quella del cambio automatico è una gran bella innovazione, ma per i più tradizionalisti c'è anche la versione con 6 marce e comando a pedale. E poi una vasta scelta di colori. Grigio, verde, giallo, nero e blu. Avviamento elettrico di serie, trasmissione finale a catena, ruota anteriore da 18 pollici e posteriore da 16. Eaglet automatico costa 5 milioni e 75 mila lire. Adorare i nostri nemici che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà! Il film che emoziona ad ogni visione. Il vincitore dell'Oscar come miglior film. Mel Gibson. Braveheart. Non perderlo. Pirelli P6000, controllo assoluto. Ma per arrivare a una completa autonomia, sarà meglio contare su una pensione sola o su due? Una o due? Questo è il dilemma. Fare
Chip lo consiglia in tempo. Il piano previdenziale personalizzato che ti dà 1. Più sicurezza e 2. Più autonomia. Ma dove pensi di arrivare con una pensione sola? Fai in tempo. Prendi la vita con Cariplo. Il tempo per me è un amico. Lui passa e lascia i suoi segni, ma non sul mio viso. Per essere amica del tempo, mi basta Nivea Visage. Nuova Nivea Visage crema antirughe ristrutturante. Con la vitamina A favorisce la naturale rigenerazione della pelle e attenua i segni del tempo sul tuo viso. Con Nivea Visage il tempo passa dalla mia parte. Nivea Visage. Fatti un viaggio nel sapore. Fisherman's Friend, gusto mozzafiato. Mai visto prima d'ora. Un nuovo video X-Files. Masterplan. Compralo adesso. Cos'è una nave per me? È come un figlio. Per noi è essenziale fornire i pezzi di ricambio in tutto il mondo. Il segreto è lavorare con persone di cui ti puoi fidare. DHL c'è sempre, quando ne abbiamo bisogno, tutti i giorni. DHL, manteniamo le vostre promesse. Brandon Lee è Drago d'acciaio. Un ragazzo cinese con la giacca nera mi ha visto uccidere Chang! È capitato in un posto dove non doveva essere. E ha visto qualcosa che non doveva vedere. Eri là e hai visto. Sei il nostro testimone oculare. Da quel momento la sua vita è diventata un inferno. Drago d'acciaio. Mercoledì alle 20:30 su Italia 1. Per 13 anni si erano perse le loro tracce, poi all'improvviso sono riapparsi, come se fossero usciti da un lungo letargo. Sono questi mezzi incredibili, costruiti per dare la caccia al record di velocità su terra. Record stabilito nell'83 da Richard Nobel con il suo Trust 2 nel deserto di Black Rock nel Nevada. 1019 km orari la velocità raggiunta allora, ma l'obiettivo degli sfidanti odierni è molto più ambizioso. Sfondare la barriera del suono, e cioè 1200 km all'ora. Ovviamente per raggiungere simili velocità sono necessari dei motori jet, identici a quelli usati dai caccia, capaci di sprigionare 110.000 cavalli. A lottare per questo prestigioso obiettivo sono due piloti, uno inglese e l'altro americano. L'inglese è Andy Green, un cinquantenne ufficiale della RAF, ma a capo del progetto c'è proprio il detentore del record, Richard Nobel, ed il Trust SSC dovrebbe fare il suo tentativo verso la metà di novembre in un deserto della Giordania. Suo avversario è Craig Breedlove, 59 anni, già uomo più veloce al mondo negli anni 60. Nei giorni scorsi però il suo primo tentativo ha rischiato di concludersi tragicamente. A causa di un'improvvisa raffica di vento laterale, il suo Spirit of America si è sollevato su un fianco mentre viaggiava a 960 km orari. Solo l'abilità del pilota ed una buona dose di fortuna hanno fatto sì che tutto si concludesse in un grande spavento. Breedlove, comunque, ha già comunicato che intende riprovarci nel prossimo mese di gennaio. Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada. Se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi. Sponsorizzare in realtà che cosa? E come uomo io
ci hai messo degli anni a capire che la colpa era anche mia, a capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo farne qualcosa, dovevo cambiare.